Buonasera, siamo a Canzoni e Colori, è l'undicesima edizione. Noi siamo la Corale San Francesco di Montelupone per i grandi. In questo caso siamo i piccoli cantori di San Francesco che vedrete con le magliette con il logo. E insieme a noi ci sono gli Angeli Marie di Tolentino. È l'undicesima edizione e per noi è la seconda partecipazione. E io sono Camilla. Io Benedetta. Io Federica. Io Martina. E io la loro maestra Vania Longhi. E sono al primo anno di corso a Tolentino. Sono alcune delle allieve, tutte femmine. Io sono Erika. Io sono Francesco. Io sono Alessandro. E siamo al secondo anno di Canzoni e Colori. E siamo con Gian Pietro Pettinari, che è l'ideatore di Canzoni e Colori, appunto all'undicesima edizione. Gian Pietro! Sì, hai detto bene, è già 11 edizioni, 11 anni fa abbiamo iniziato, siamo arrivati ancora a Montelupone per il secondo anno consecutivo, speriamo di continuare. Continueremo e faremo diverse tappe sul territorio della provincia di Macerata e chiuderemo in giugno. Maggio-giugno a Tolentino. Più o meno, partiamo in inverno alle porte dell'inverno e chiuderemo alle porte dell'estate. Esatto, proprio ci facciamo questo viaggio itinerante lungo i paesi della nostra provincia, e andremo a Fiastra, andremo a Bisaglia, quindi, e poi decreteremo la canzone vincitrice nelle tappe che abbiamo percorso in tutto questo periodo, e Tolentino decreteremo la canzone vincitrice con gli autori che verranno a ritirare i premi. E che vinca il migliore allora. Chi pensate che fosse preferita? È ovvio, la lepre era ritenuta vincente e la tartaruga spacciata. Soltanto di felicità. Felicità è correre nei prati, giocare con gli amici a verde fiato, nuotare con i pesci dentro al mare e far volare in cielo un aquilone. Ma la cosa più antipatica di tutte però è che l'uva passa e nemmeno ti saluta. Vi consiglio di stare attenti anche quando vi capita di trovarvi di fronte a un venditore di caldarroste. Potreste mettervi nei guai con la legge, perché quella è merce che scotta. Infine, c'è un reparto dove piacerebbe a tutti rimanere tanto tempo, è quello della pasticceria. Purtroppo, se sei povero, non ti fanno nemmeno avvicinare, perché quello è riservato soltanto ai clienti che appartengono alla crema della società. È proprio questo che ti fa capire che nel nostro mondo c'è chi può permettersi una cena all'affari e chi invece fa un affare se cena. Straordinario. Continui su questo ricetto, professore, perché sì, giocare in casa è sempre difficile, anche perché si è sotto i riflettori in maniera ancora più eclatante, però devo dire che è sempre un piacere, lo faccio sia con i grandi, io dirigo anche il coro degli adulti, e molti dei quali sono fra l'altro i genitori di questi pargoli che sono alle mie spalle, e è veramente una soddisfazione enorme. Siamo reduci nella maniera, nel significato più bello di questo termine, da un lungo tour che ci ha portato ad Assisi, su piazze e in teatri veramente di spessore. Ripartiremo adesso nell'imminenza del Natale, quindi veramente è sempre un gran piacere sentire Montelupone che canta. Provandomi a seguirlo abbastanza spesso nelle sue tournée il coro, quello che ha detto Alessandro è veramente poco, un po' leggermente riduttivo, perché hanno fatto dei giri veramente qualificati, in sedi veramente qualificate, che per la qualcosa
qualunque sindaco, qualunque amministrazione non può che essere soddisfatta perché portano il nostro nome, l'immagine di Montelupone un po' dappertutto, ci fanno conoscere. Quindi grazie, grazie anche per questo, grazie. Thank you.